con le tue comunità? No, è una prima delle comunicazioni. È prima una cosa che dice. Buonasera a tutti, procediamo con la votazione per il numero legale. Votazione chiusa, presenti 28, il Consiglio è in numero legale. Buon lavoro. La parola al Sindaco Francesco Persiani. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Prima di dare avvio ai lavori di quest'oggi, mi sembra opportuno, mi sembra giusto quale primo cittadino di questo Comune, e quindi come tale rappresentante penso di tutti i sentimenti di tutti i nostri cittadini, dover prendere atto che purtroppo nei giorni scorsi si è verificato all'interno del Palazzo Comunale un gesto che è stato già definito in tanti modi, ma sicuramente un gesto brutto, un gesto offensivo, un gesto inquietante che tutti conoscete. E per questo motivo, al di là degli schieramenti, al di là delle opinioni politiche, al di là delle ideologie, tutti i memori che comunque questa città, come il nostro paese in generale, ha avuto una storia, un passato, travagliato e momenti anche difficili, all'interno del quale personaggi si sono mossi e da una parte e dall'altra, ma che è comunque in questa sede, in questo contesto, debbono essere rispettati, tutelati nella memoria storica di tutti. Io ho sentito il dovere di chiamare qui accanto a me questa sera i rappresentanti della famiglia del comandante Alfredo Gianardi, detto Vico, partigiano che tutti conosciamo nella sua storia, quello che ha fatto, e per, a nome di tutta la città, per rappresentare le mie più vive scuse, quindi il mio più vivo dispiacere per quanto accaduto, ripeto, che va al di là delle opinioni e delle ideologie, perché quello che è accaduto prescinde da ogni libertà di espressione, ma diventa un attacco violento, un attacco che non possiamo accettare e non possiamo tollerare. Quindi io dico alla signora Maria Luisa, che è la figlia, che è qui presente, che mi dispiace, che mi rincresce a nome di tutta l'amministrazione e a nome di tutta la città, così come al marito che le sta accanto, Giulio Cesare Gatti, all'amico Alfredo Gianardi, che si chiama, che noi tutti conosciamo come Freddy, nella cui pizzeria tutti mangiamo delle ottime pizze, io sono un suo amico e quindi subito mi sono sentito in dovere, a prescindere comunque di, ci siamo sentiti nella giornata di sabato per tranquillizzarlo sul fatto che noi non ci riteniamo oggettivamente, concretamente responsabili di nulla, però lo dobbiamo fare nel rispetto loro, perché questi comportamenti sono inaccettabili, va bene? La stessa cosa voglio dire a tutti i familiari presenti, all'amico Simone, a tutti, a Maria Cristina, insomma tutti i familiari che quest'oggi hanno voluto partecipare, aprire questo Consiglio Comunale e spiego loro che ogni eventuale decisione che potrà o non potrà essere presa sullo spostamento del busto del partigiano Vico, che potrebbe essere collocata addirittura anche in questa sala consiliare, non è questo il problema. Però va fatto in ambito democratico, nel rispetto delle opinioni e quindi nell'ambito di civiltà del nostro comune. Quindi voglio anche dire, in presenza dei parenti, che questa amministrazione si è subito attivata per cercare di accertare le responsabilità e quindi per appurare chi si fosse reso responsabile di questo fatto. Ho dato mandato al mio ufficio di gabinetto di fare una domanda immediatamente, di rivolgere una domanda, questo nell'immediatezza, al nostro CED per verificare se qualche telecamera avesse in qualche modo ripreso i responsabili.
Purtroppo è arrivata una comunicazione che vi leggo così, non ve la sto a interpretare, che dice questo. Buongiorno, dopo il sopralluogo odierno si conferma che nessuna delle telecamere poste nell'androne comunale hanno visibilità nell'area interna del busto di Vico. In dettaglio, nell'androne comunale ci sono 5 telecamere, 2 delle 3, se opportunamente ruotate, hanno parziale visibilità esterna della zona del busto di Vico, ma l'interno risulta oscurato dai montanti esistenti, dalle riflessioni luminose dei vetri. Di tali 2 DOM, una, quella a risoluzione più elevata, non è a gestione del comando dei vigili urbani, ma direttamente della questura. Attualmente le 2 DOM risultano puntate verso Largo Matteotti e verso Varco ZTL, quella a gestione dei vigili urbani, a disposizione per i chiarimenti del caso. Quindi voglio dire che comunque l'attenzione sarà massima, che non tollereremo altri tipi di attacchi di questo genere, che sono in primis attacchi a tutta la cittadinanza indistintamente, perché la sede del comune è una sede anche questa di rappresentanza ed è simbolica, e quindi spero che con questo si sia chiarito, si siano riappacificati, spero che questo possa contribuire a riappacificare gli animi e a tranquillizzare soprattutto i familiari che siamo vicini loro in questo triste e brutto episodio. Vorrei anche dire che comunque, e questo lo dico così anche per sdrammatizzare rispetto a quello che comunque è un evento che abbiamo sottolineato la gravità, che almeno si è riparlato del comandante Vico. Questo credo che sia importante, la volontà di dare rilievo al busto poteva essere un'idea giusta o sbagliata, perché non si sa se l'atrio in quel punto è corretto o non corretto, però sta di fatto che non si vuole svilire il ricordo, perché la storia, che sul quale è inutile tornare, dobbiamo guardare avanti, ma la storia noi non siamo qui per cambiarla o per metterla in discussione. Quindi spero con questo spero che la signora Maria Luisa sia soddisfatta di questo gesto che devo non soltanto formalmente ma anche sostanzialmente ai familiari. Grazie. Prego, consigliere Ronchieri. Prego. Eccomi. Io non so cosa dire. Ti ringrazio, però vorrei che il busto di mio papà restasse lì dov'è. Grazie. Grazie. Bene, grazie. La parola al consigliere Ronchieri. Salve, buonasera, ringrazio il Presidente per la parola e chiedo che venga osservato un minuto di silenzio per le vittime del Ponte Morandi, in ragione del fatto che la prima riunione del Consiglio Comunale dopo il crollo del ponte. Bene, grazie collega. Procediamo col minuto di raccoglimento. Grazie a tutti. La parola di nuovo al sindaco Persiani,
per le comunicazioni al Consiglio Comunale. Alberti, lei è prenotato, vuole intervenire? Bene, la parola al consigliere Stefano Alberti. Mi sembra doveroso, visto anche la presenza della famiglia Gianardi e anche la presenza in sala, perché non è un caso che ci sia pieno in questa sala del Consiglio Comunale. Vede, Sindaco, ho apprezzato e apprezzo il gesto che ha fatto. Se magari a questo gesto non avesse accompagnato in questi giorni, anzi ha evocato una congiura per quanto è successo al busto del comandante Vico, che però è una cosa che si aggiunge a un clima di esasperazione che è stato alimentato in queste settimane con un'intervista che ha rilasciato il Presidente del Consiglio Comunale. Dico Presidente del Consiglio Comunale perché dovrebbe rappresentare tutto il Consiglio Comunale e anche la città. Io penso che dobbiamo riflettere su questo, fermo restando l'atto grave, vile, da esagrare, quello che è successo mettendo un cappuccio alla statua di un partigiano. Ma vede, lei, signor Sindaco, deve prendere le distanze spero che le prenda, le distanze dal suo Presidente del Consiglio Comunale, votato a maggioranza di questo Consiglio Comunale, perché se non le prende significa che condivide quello che il Presidente Benedetti ha detto in un'intervista giornalistica, ripetuta più volte, che secondo me, sono cose gravissime. Quasi una premeditazione è stato il suo intervento, è quasi un editto politico, perché poi le cose e le parole sono state scolpite. Hanno cominciato parlando dell'Ampi, che secondo noi in questa città rappresenta un punto di riferimento culturale, morale e anche politico, l'ho già detto, non di partito, ma anche politico l'Ampi. E a testè, io quindi leggo nella sua intervista un attacco premeditato dicendo che attualmente non avrebbe più motivo di esistere l'Ampi, detta da Benedetti, ho i giornali qui accanto, credo che il Comune non dovrebbe più foraggiare l'Ampi. Mi sembrano che sia un atteggiamento premeditato e volevo sapere se la sua amministrazione ha nei confronti dell'Ampi questo atteggiamento pregiudiziale, perché questo è un atteggiamento pregiudiziale, signor Sindaco. Poi ha mischiato un po' la storia dicendo che insomma la storia non deve essere di parte. Una sorta di pacificazione. Senti Benedetti, se ti leggessi la storia, ma veramente la storia, dovresti sapere che la pacificazione in Italia c'è già stata subito dopo la guerra, e da quella lotta di liberazione è nata una carta, non so se la conosci, che si chiama Costituzione della Repubblica Italiana, perché vedi, la storia va in parte sedimentata, perché giustamente, ma va studiata, approfondita, e non va solamente evocata come fosse una cosa che una parte a me, una parte a te. È evocato, insomma, tutti i morti devono avere rispetto assoluto, questo perché è cristiano sarà pietà cristiana, per chi non è cristiano o cattolico o apolide, come posso essere io, dico umana pietà, ma vede, non deve confondere i due piani di una morte indistinta, perché purtroppo devo registrare che una parte si è trovata dalla parte sbagliata, e rappresentarono collettivamente una cosa che ha appoggiato l'esercito, la Repubblica Sociale Italiana. Lo so che molte cose forse fanno venire il sorriso, ma siccome si portano dietro anche i valori, queste cose qui magari una riflessione fa bene a tutti. Quindi al soldo di un esercito, quindi hai il tuo editto, quindi chiaramente se fosse stato dettato da un semplice consigliere comunale o da un rappresentante politico, insomma, poteva avere quel riverbero che poteva avere, detto da un rappresentante istituzionale è, e lo ritengo inaccettabile.
Sindaco, io non voglio aprire ferite, non voglio provocare, però insomma mi sembra che la provocazione insomma si capisce da dove venga. E in ultimo c'è stato poi anche lo squallido episodio dell'incappucciamento del comandante Vicchi. Che tra 30 secondi, che tra consigliere. E tra l'altro il presidente del Consiglio Comunale nel suo editto politico aveva affermato che va spostato, quindi secondo il suo parere, quindi l'editto politico che racchiude tutto il suo benedetti pensiero, che poi è facile intuire qual è il benedetti pensiero, perché in un'intervista, rivengo all'intervista, e qualcuno che ha detto sosteniamo Benedetti per la sua storia, ma il Benedetti nella sua storia, 3 giorni dopo le elezioni del sindaco Bersani, in un'intervista diceva che era stato, insomma, faceva parte di squadre che andavano a picchiare fino a Livorno e che non rinnegava il fascismo. Ne prendeva momentaneamente le distanze perché chiaramente magari... Fuori tempo, consigliere. Mi lasci 2 secondi. La faccio terminare, prego. Guardi, a me non mi risponda così. A me non si può permettere di rispondermi così, che deliro. Io c'ho la mia posizione, lo sto esprimendo, lei non si può permettere di dirmi quelle cose, ha capito? Cosa? No, non si ha detto delirare, si è sentito così. Cosa ha detto? Delirare. No, terminare. Che... Terminare con il consigliere. E allora parli meglio perché si capisce male. Non mi posso neanche scusare perché ho detto terminare, sennò mi scuserei volentieri, ma. Termino, forse. Quindi nella sua intervista e alla base... Lei avrebbe finito il tempo già da un po', gliene consento ancora un pochino, vada avanti, decida lei quando smettere. No, non decido io, quando mi decide che la devo uscire... lei. Non decido io, non è una prerogativa mia. Facciamo tutto il discorso, va bene. Quindi dicevo, nella sua insediamento qualcuno ha detto che era stato indicato per la sua storia. Ecco, la sua storia non doveva accadere, purtroppo è accaduto. Grazie consigliere Alberti, la parola al consigliere Mencarelli Luana, prego consigliere, sono 5 minuti. No, ma probabilmente ce ne metterò anche meno. Nel suo discorso iniziale, signor Sindaco, quando ci fu l'insediamento, noi trovammo soddisfacente la sua affermazione quando lei disse che non voleva contrapporre la città fra 2 fazioni di destra e di sinistra, ma puntava a costruire una comunità. Ecco, sulla base di questo io torno a rinnovare un consiglio, ecco, a tutti, per costituire una comunità non possiamo assumere atteggiamenti che indubbiamente portano con sé delle conseguenze tipo gli atti che sono accaduti, per cui tutti noi dovremmo ripensare. E lei sindaco, mi dispiace per lei, ha vinto le elezioni, è lei che deve rappresentare il perno della conduzione di questo riavvio della comunità. Allora io approfitto di questo momento in cui si sta parlando di memoria, si sta parlando di resistenza, per portare in consiglio comunale l'appello della nipote di Aldo Salvetti. Allora, la lapide dedicata ad Aldo Salvetti purtroppo è stata lasciata nell'incuria, quindi non è che la debito a voi, però si sono scolorite le parole dedicate a quest'uomo. Visto che 8 giorni fa è morta anche la sorella che era stata insignita da Pertini, comunque dalla istituzione Stato, a indossare, esibire la medaglia al valore del fratello, non c'è più diciamo chi si interessa direttamente, c'è rimasta appunto la nipote. Siccome la commemorazione sarebbe il 19, sarebbe un bellissimo gesto da parte dell'amministrazione di apertura, di riunione appunto in momenti come questo, se si provvedesse alla manutenzione e quindi al ripristino di queste scritte. Io vi ringrazio a nome della nipote che teneva ovviamente al decoro della lapide dedicata a suo nonno. Grazie Mencarelli, la parola al consigliere Berti William. Grazie Presidente. Un complimento col sindaco, devo dire che
è stato molto abile oggi, almeno rispetto alla dichiarazione che sono uscita in mezzo stampa, dove ha parlato di piazzate, ha parlato di strumentalità, ha parlato di ricorso ad avvocati per difendere l'immagine. Insomma, credo che era partito male, ma insomma è riuscito a chiudere alla grande questa vicenda. Io sono d'accordo con lei, Sindaco, io non chiederò oggi le dimissioni di Stefano Benedetti, sono d'accordo che qui dobbiamo lavorare nell'interesse dei cittadini. Devo anche dire che dovremo ancora aspettare per vedere le linee di mandato, per vedere che fine farà il regolamento urbanistico, per vedere che fine faranno i finanziamenti sul piano delle periferie, ma insomma questi saranno i temi agli ordini del giorno, mi auguro, delle prossime sedute. Però le posso dire oggi quello che sinceramente non ho apprezzato in queste poche settimane del suo insediamento, perché le vicende che mi hanno fatto riflettere, che mi hanno portato a vedere un imbarbarimento anche della situazione politica, sono diverse. In questa sala abbiamo già avuto una manifestazione con un pubblico molto nutrito qualche settimana fa in merito a un'uscita pubblica di un dirigente che ha denigrato pubblicamente un consigliere comunale, il che è un'offesa stessa al Consiglio Comunale, a questa istituzione. Le abbiamo chiesto di intervenire con una lettera scritta, neppure un provvedimento disciplinare è stato preso. Io credo che un sindaco si veda da queste situazioni. Quando un sindaco consente che un dirigente, che dovrebbe essere un soggetto che lavora sotto il nostro controllo, sotto il nostro indirizzo, si permette di sbeffeggiare un consigliere senza che venga ripreso, credo che insomma sia una deriva molto pericolosa. Ho letto sulla stampa addirittura che la vostra maggioranza è passata dal voi agli schiaffi, anche lì c'è stato un silenzio assordante. Insomma, credo che sia un modo di far politica che non si era mai visto prima, e anche questo è un declino molto pericoloso. Ma quello che mi stupisce di più è l'atteggiamento rispetto a questa questione, non tanto la questione dell'incappucciamento, che insomma è un gesto provocatorio, ma perché nasce l'incappucciamento? Nasce da alcune esternazioni fatte dalla sua maggioranza. Io credo che su questo, Sindaco, lei dovrebbe essere fermo, ristabilire un clima di serenità politica istituzionale, dicendo che i valori della resistenza e i valori della Costituzione, su cui lei ha prestato giuramento il primo giorno di insediamento, non si toccano, non sono in ballo. Qui non si tratta di discutere dove si sposta il busto, non ne vogliamo sentir parlare. Lei è stato eletto non per un'operazione di revisionismo storico di questa città. Questa città ha già pagato per quello che ha avuto, ha pagato del sangue. Non abbiamo bisogno di revisionare la storia di questa città, abbiamo bisogno di amministrarla la città, neanche di comandarla, di amministrarla. Insomma, io la invito, Sindaco, a rispettare il giuramento che lei ha fatto. Grazie, collega Berti. La parola al consigliere Mosti Elena, prego. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti e a tutti. Io ho da darle, Presidente, una interpellanza urgente che le vado a leggere velocemente, così credo che si senta. È firmata da alcuni membri della minoranza. Della storia degli ultimi 70 anni non ce ne frega niente. Diceva più o meno così il Presidente del Consiglio Stefano Benedetti nel giorno della sua nomina. Parole che non hanno aspettato molto a concretizzarsi. Infatti, mentre a settembre ricordiamo il pesante anniversario delle leggi razziali e tutto quel penoso capitolo che appartiene alla nostra storia, Benedetti prima minimizza e poi punta sull'ANPI. Quindi, considerando che l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, con i suoi più di 120.000 iscritti è tra le più grandi associazioni presenti e attive oggi nel nostro Paese, che è un'associazione che è stata costituita il 6 giugno del 1944 a Roma e che negli anni si occupa di quel prezioso ed importante ruolo di cultura, di informazione e di memoria, e che è una risorsa fondamentale per la nostra città. Proprio nella nostra città promuove iniziative volte a diffondere i valori della nostra Carta Costituzionale, che è un simbolo quindi per la cittadinanza tutta. Le faccio un briefing, poi la leggerà. E visto che il Presidente del Consiglio Stefano Benedetti non può dare alla storia un'interpretazione personale, e dato che noi resteremo fermi a sottolineare l'importanza del ricordo, ad esercitare la memoria e a definirci liberi, democratici e antifascisti, perché lo voglio ricordare nuovamente, che il fascismo
che antifascismo non è contrario di comunismo o di altre realtà ideologie. Il fascismo è un'ideologia applicabile ad ogni forma politica, ricordiamolo. Quindi chiedo al sindaco, ma già l'ha fatto e questo mi consola molto perché nelle dichiarazioni che ho letto sul giornale pensavo il contrario, chiediamo di prendere ufficialmente le distanze dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e di non togliere i finanziamenti all'ANPI, ma di aumentarli proprio per lo scopo didattico, culturale e sociale che ha. Gliela consegno ancora 2 minuti. L'ho ascoltata molto volentieri, sindaco, perché ancora la conosco poco. Nella intervista ad Antenna 3 lei ha detto cui prodest tutta questa situazione, a chi giova? Nemine, sindaco, a nessuno, non giova a nessuno, e proprio perché non giova a nessuno noi siamo qua a continuare a difendere la nostra posizione. E diceva un'altra cosa che mi ha colpito, diceva questo è un pochettino fuffa che toglie, che mette fumi negli occhi sui veri problemi della città. Giammai, noi siamo qui perché vogliamo sapere quando aprirà il teatro, se apriranno i 100 giorni previsti quando l'ha detto in campagna elettorale, vogliamo sapere adesso cosa succederà ai palazzi di via Pisacane, siamo desiderosi di sapere quali sono i mandati politici, le linee programmatiche del sindaco, ma questo va in parallelo con tutta la nostra posizione di oggi, una cosa non esclude l'altra. E quindi le chiedo e le chiediamo veramente di prendere le distanze. E Presidente, lo dico a te Stefano, a lei, il Presidente del Consiglio, tu ricopri una carica importantissima, forse la più alta dentro questo Consiglio Comunale, e sei troppo intelligente per non sapere che non lo stai facendo con neutralità. Ricordatelo il tuo ruolo e io sono sicura che te lo ricorderai. Ti ringrazio, buon lavoro a tutti e a tutti. Grazie collega. Bene, grazie. Vi faccio presente che qua dentro non si può cantare, fare confusione, disturbare i lavori del Consiglio Comunale. Benvenga la canzone, benvenga il ricordo, però vi ricordo che questo è un Consiglio Comunale. Ora va bene, grazie. Proseguiamo con i lavori e permettiamo al sindaco di rispondere. Dell'Ercole. Grazie, cerchiamo di non esagerare, va bene tutto. Bene, ora credo che sia anche il caso di continuare. Il Consiglio Comunale discute di queste tematiche a voi così care, a tutti noi così care, per cui va bene il canto, va bene il ricordo, però andiamo avanti perché sentiamo un attimo cosa hanno da dire gli altri consiglieri. In questo caso, in modo direi abbastanza irrituale, e mi sembra anche il caso di doverlo fare, accolgo l'interpellanza che secondo me non era urgente, comunque la inseriamo lo stesso in questo contesto per dar modo ai cittadini di poter sentire anche la risposta del sindaco, che sarà immediata, cioè arriverà subito in questo momento con il suo intervento. Prego, sindaco, grazie. Grazie Presidente. Vorrei prima di tutto dire 2 parole sugli interventi dei consiglieri Alberti e Berti che hanno preceduto questo intervento e Mencarelli.
Sì, scusate. Allora vorrei dire ufficialmente che siamo in un paese democratico. Vorrei chiedere al consigliere Alberti di farla finita sul dirci che non conosciamo la carta costituzionale a Costituzione, perché noi di professori non ne vogliamo, visto che l'abbiamo studiato a scuola da tutte le parti. Quindi continuare a dire che noi non conosciamo la Costituzione è quella un'offesa nei confronti di questa amministrazione e di questo primo cittadino. Non tollererò più che mi si dica che non conosco la Costituzione, va bene? Ecco. Questo è il primo punto, consigliere Alberti. Perché la Costituzione, forse che lei non conosce, dice che c'è la libertà di opinione e di espressione all'interno del nostro Paese, che è un Paese democratico. Non dice che soltanto lei può esprimere la sua opinione. E qui oggi tutti i cittadini hanno potuto esprimere un'opinione e l'abbiamo rispettata e ascoltata. Va bene? Seconda cosa, se il Presidente Benedetti, quale esponente di un partito politico, esprime delle opinioni, va bene, io dico che in Italia non esiste il reato di opinione, e questo lo sapete perfettamente, quindi io non ho nessun dovere di associarmi o dissociarmi da quello che pensa il Presidente Benedetti. Io ho il dovere di amministrare correttamente questa città, di farlo nel rispetto della legalità, dei principi della Costituzione e tutte le altre leggi. Chiedo però rispetto di democrazia. Io vi ho ascoltato, credo che di meritare lo stesso rispetto. Io lo dico serenamente. Lei dica pure quello che vuole, ma io ho diritto di rispondere se me lo consente. Va bene? Quindi io ho detto che rispetto le opinioni di tutti. Quindi non devo prendere nessuna decisione se associarmi o non dissociarmi. Questo è un problema mio personale, che lei non mi può chiedere di farlo espressamente, perché la mia è una mia opinione che può rimanere dentro di me. Quindi non sono obbligato a comunicargli la mia opinione, né a far cambiare l'opinione agli altri. Magari potessimo far cambiare l'opinione agli altri, ma non si può. Dico poi che, per quanto riguarda la richiesta del consigliere Mencarelli circa la manutenzione e il ripristino delle scritte sulla lapide di Salvetti, ne prendo nota, va bene? Però dico anche che siccome le scritte sulla lapide di Salvetti si sono in tutti questi anni sciupate, probabilmente le persone che erano tenute a farlo non l'hanno fatto. E questo però non ha comportato scendere in piazza, critiche e quant'altro. Quindi anche qui noto una disparità di trattamento. Comunque ne prendiamo atto, grazie dell'indicazione. Il consigliere Berti, che fa sempre prima le lusinghe e poi dall'affondo, no? Si vede che è proprio una strategia sua personale, ormai sto anch'io cominciando a conoscerlo, mi dice che devo verificare sul modo di fare politica attuale. Ma io veramente vorrei intanto che qualcuno facesse autocritica sul modo di fare politica degli anni passati, soprattutto in questo comune, prima di guardare a quello che ancora dobbiamo fare noi. Incominciamo un po' a riflettere, perché lei si trova là e noi ci troviamo qui. A questo non ci pensa, no? A questo non ci pensa nessuno, va bene, questa è la libertà e la democrazia, no? Che invocate, libertà, va bene. Anch'io chiedo libertà di potermi esprimere, visto che mi è stato richiesto di esprimermi, io stavo anche zitto, ma siccome mi chiedono di esprimermi, mi esprimo, no? Credo che sia giusto nella democrazia, nella dialettica democratica. Quando poi sento dire che la questione del partigiano Vico, comandante Vico, che io rispetto e ho voluto onorare qui i familiari, più di così cosa devo fare? Non lo so, va bene? Allora si va a cercare sul giornale, sulla stampa oggi, dove sono finiti i soldi del bando delle periferie, oppure che fine ha fatto Palazzo Pisacane. Scusatemi, io rispetto i valori della resistenza, siete voi che non li rispettate andando ad abbinare queste questioni che non c'entrano niente. Non c'entrano niente.
non c'entrano niente, perché i soldi del bando delle periferie non c'entrano niente né coi partigiani né con la storia della resistenza e con niente, e non li ho spostati io collega i soldi Berti, non li ho tolti io i bandi delle periferie. Non li ho tolti io i bandi, i soldi e bandi periferie. E stiamo lottando per riaverli, poi ci sarà una questione su quale approfondire. Finiamo con la risposta. E non vedo cosa c'entri il Palazzo Pisacane con la questione del partigiano Vico. No, lo dico perché ogni consiglio comunale, il terzo consiglio comunale, è il terzo consiglio comunale che perdiamo delle minuti, delle ore a giustificare delle cose che non c'entrano niente in questo momento con la nostra città, con il nostro futuro. E lo dico nei cittadini, che ho il piacere che vengano qui numerosi, almeno hanno possibilità di ascoltare i veri problemi. Ecco, rispondo all'interpellanza urgente, che sul quale sull'urgenza possiamo anche discuterne, però rispondo così almeno speriamo di chiudere questo aspetto. Con riferimento all'interpellanza avente ad oggetto associazione AMPI e statua partigiano Vico, acquisita al protocollo dell'ente numero 55844 del 13 settembre ultimo scorso, si rappresenta che anche nel corrente anno 2018 l'amministrazione comunale ha continuato a prestare la consueta considerazione nei confronti delle iniziative proposte dall'AMPI, liquidando regolarmente gli importi impegnati, predisponendosi alla liquidazione di ulteriori importi già impegnati a seguito di presentazione di relazione sull'attività e accingendosi a perfezionare la necessaria deliberazione di giunta ai fini dell'erogazione di ulteriori somme per le esigenze connesse alla commemorazione dell'eccidio delle Fosse del Frigido e di altri importanti partigiani quali Salvetti e Paolini. Nel rammentare che le spese per la linea telefonica del Museo della Resistenza, le spese per le altre utenze e per il computer sono a carico dell'amministrazione comunale, si riportano nel dettaglio a seguire gli importi erogati e le relative motivazioni. Anno 2018, convenzione Museo della Resistenza, euro 6.000 di cui 3.000 in corso di liquidazione ed euro 3.000 da liquidare a fine anno a seguito di presentazione di relazione sull'attività. Spese per le iniziative legate alla liberazione e memobus, euro 5.000 già liquidati. Acquisizione mostra passavano gli americani, 1.500 euro già liquidati. Eccidio di Forno, euro 500 già liquidati. Commemorazione Fosse del Frigido, Salvetti e Paolini, euro 1.000 in corso di predisposizione, atto di giunta, per l'importo complessivo quindi di euro 14.000. È opportuno evidenziare come l'importo in questione sia superiore rispetto a quello erogato ad AMPI nel corso del 2017, pari ad euro 12.000, nonché rispetto a quello erogato a detta associazione nel 2016, pari ad euro 13.200. A seguire in dettaglio gli importi erogati nei citati anni. Grazie. Grazie Sindaco. La parola al consigliere Dell'Erto Ledina. Prego Dell'Erto. Grazie. Avrei magari voluto intervenire anche un pochettino prima, ma insomma i tempi che mi vengono assegnati sono questi. Io intervengo soprattutto per un motivo. Intervengo perché in quest'aula, seduti, accomodati là, ho visto la figlia del comandante Vico. Io intervengo per lei, intervengo per quello che rappresenta in quanto figlia del comandante Vico. Chi parla, anche se non ha il fazzoletto al collo dell'AMPI, è una persona che si ritiene democratica e antifascista. Perché questa è la mia storia, questa è la mia cultura. A me le patenti me l'ha data soltanto l'autoscuola quando mi ha dato la patente. Per quanto riguarda la patente di persona democratica e antifascista, me la dà la mia storia, la mia cultura, il mio impegno. Allora io stasera intervengo per rispetto al comandante Vico e dico, Sindaco, l'abbiamo anche scritto sul giornale, abbiamo fatto un comunicato dove abbiamo detto che per noi questo è un atto infame, è un atto esecrabile, è un atto da condannare senza se e senza ma. Non servono patenti, tessere o etichette,
è un atto contro la nostra storia, è un atto contro la nostra storia, è un atto contro la nostra democrazia, è un atto contro la nostra cultura, è un atto esecrabile perché in questa città dove ci si muove, bene, parlano le mura, parlano le strade, parlano i cippi, ma parlano soprattutto le memorie di coloro che sono ancora vivi. Parla ad esempio la memoria della figlia del comandante Vico. E allora io le dico che stasera ha fatto un intervento, io parlerò di questo, io non parlo di altro, perché io non sono abituata a mischiare. Stasera il tema che io voglio affrontare è questo. E le dico, sindaco, probabilmente come abbiamo scritto come gruppo, probabilmente, devo essere sincera, se l'intervento che stasera ha fatto, chiaro, un intervento di pacificazione, fosse venuto temporalmente un pochettino prima, glielo dico apertamente, mi avrebbe più soddisfatto, mi avrebbe più tranquillizzato. Certo che collocare temporalmente delle esternazioni, delle iniziative che qualche componente della sua maggioranza ha fatto, beh, in effetti un momento un po' di smarrimento anche in noi lo ha destato. Però stasera io prendo atto del gesto che ha fatto, a me hanno insegnato che la forma è sostanza, e vedere seduti a quel tavolo tre esponenti, bene, diretti della famiglia del comandante che è stato oltraggiato, bene, per me la forma e sostanza lo ritengo un fatto importante. Per quanto riguarda le sue parole, vede sindaco, noi siamo tutti qua, siamo pronti a verificare se alle parole corrisponderanno i fatti. Io non mi permetto di dirle che non conosce la Costituzione, però le dico che saremo qui a vigilare se dopo le parole arriveranno i fatti. E le dico una cosa, non l'ho sentito dire da voi, l'ha detto però la figlia, e io lo dico, il gruppo di Alternativa Civica, finché sarà seduto in questi banchi, farà in modo e farà di tutto perché il busto del comandante Vico non venga spostato dal posto dove è. Grazie. Grazie consigliere Dell'Ertole, mi riferiscono che è presente in mezzo al pubblico il sindaco di Stazzema che come presidente del Consiglio Comunale saluto, grazie sindaco per la sua presenza. Andiamo avanti con l'intervento del consigliere Cacciatore Giuseppe. Prego, consigliere. Sì, grazie presidente. Ma io credo che qualche parola voglio dirla, ma in senso positivo. Io mi onoro di appartenere a una famiglia in cui nella mia famiglia c'era il comandante dei partigiani del giudice. Mia madre era una del giudice, era una sua nipote. E credo che la mia appartenenza e le mie idee a riguardo non possano essere chiare su questo punto. Però la cosa che non mi piace è la strumentalizzazione, non da una parte né dall'altra. Così come ha detto il Presidente, non mi sono piaciute le sue parole e stasera non mi è piaciuta la strumentalizzazione di alcuni consiglieri. Datevi pazienza, non è giusto, non è corretto. Io sono pienamente d'accordo sul fatto, noi dobbiamo guardare il fatto che è stato fatto, l'offesa ad una memoria di un partigiano che fa parte del mio sangue, della mia idea. Però non mi sta nemmeno bene le espressioni di Alberti nei confronti del sindaco, le espressioni di tanti che qui dovevano esserci. Ascolta, non mi interessa, oh, tu quando hai parlato sono stato zitto io e stai zitto te, hai capito? Io sto parlando e chiedo l'educazione da parte tua e non mi fate star zitto. Mai stato zitto sono stato e io dico soltanto questo: dobbiamo superare le cose, condannare ciò che è da condannare, le parole sbagliate di chi le ha dette sono il primo a averle condannate, però devo anche dire che bisogna superare certe cose, bisogna andare avanti, massa ha bisogno di essere amministrata e va fatto questo per me. Grazie.
Grazie Cacetti, la parola al consigliere Incoronato Agostino. Prego Incoronato. Grazie Presidente, io i parenti del comandante Vico li conosco molto bene, siamo intimi amici. Però voglio dire una cosa, quando un uomo di potere avvia un processo, senz'altro c'è qualche stupido in giro che poi lo va a realizzare. Questa è la realtà delle cose. Cioè, da cosa è nato l'incappucciamento, da cosa è nato tutta questa roba qui? È nato esclusivamente da qualche cosa che è stata innestata da qualcuno che probabilmente in questo Consiglio Comunale all'interno della città ha un ruolo importante, perché se fossi stato io molto probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto. Però visto che è stato il Presidente del Consiglio che rappresenta tutti i consiglieri comunali e quindi tutti quelli che hanno votato questa amministrazione, naturalmente ha una eco abbastanza importante. Allora cosa, poiché io sono sempre stato moderato, dico semplicemente diamoci una calmata tutti quanti, perché se ci diamo una calmata probabilmente non succederà mai più niente, come io sono convinto che forse prima di spostare il busto probabilmente forse va interpellata la cittadinanza o anche i parenti, perché forse i parenti preferiscono tenerlo lì. Se a qualcuno che arriva in consiglio comunale non gli piace, entra da un'altra porta, non c'è problemi, non deve passare per forza di lì. E quindi questa è la realtà delle cose. Quindi io esorto naturalmente il Presidente del Consiglio, che sappiamo che non è di quelli morbidi, ma è di quelli abbastanza robusti, di calmare un pochettino le cose, perché caro Stefano, c'è sempre qualcuno che poi dà seguito al gesto che è successo. E ora qui è 2 ore che parleremo di questa roba, quindi vado anche dietro a quello che diceva il sindaco. Quindi se non fosse stato però innestato niente, probabilmente ora saremmo a discutere delle mie interpellanze che mi interessano, come questa cosa qua. Grazie. Grazie collega Incoronato. Amorese Alessandro. Grazie Presidente. Non ho ancora iniziato. Io mi ricollego a quello che ha detto il consigliere Cacetti. Lui ha avuto un lutto nella guerra civile. Ci sta che tanti di noi, delle nostre famiglie, ne abbiamo avuti altrettanti. Io ho avuto un lutto dall'altra parte, la parte sbagliata si dice. Eppure non sai ancora cosa voglio dire, non sai ancora cosa voglio dire. Peccato. Ma credo che l'incappucciamento, chiamiamolo come vogliamo, sia una cosa grave da condannare, perché li odio tutti io i cappucci, odio i grembiuli, odio gli incappucciamenti che ci sono stati recentemente negli Stati Uniti d'America, si incappucciano le statue perché danno fastidio. Odio tutte le furie iconoclaste, vengono chiamate nella storia, dall'antichità. Li avrei odiati nel 22 come nel 45. Ecco cosa dobbiamo trarre come insegnamento, come obiettivo, come scopo da questa discussione, che non la ritengo affatto futile, sia chiaro. Il Consiglio Comunale può parlare di tutto, non deve parlare solo di atti amministrativi. La resistenza, io credo che sia storia anche di questa città. Molto probabilmente io sarei stato dall'altra parte, lo dico tranquillamente. Però la rispetto. E no, non taccio perché non me ne frega nulla se mi dici, ma posso parlare tranquillamente. E dico anche che secondo me l'Ampi ha già dato, all'Ampi abbiamo già dato. L'Ampi in questi anni ha pontificato su tutto. Per cortesia, non interrompere. Mi sembra di leggere, quando uno va a vedere le agenzie ANSA, tutto quello che fa la CGL ogni giorno, fa di tutto tranne che occuparsi del lavoro, scrive su tutto. Ecco, l'Ampi in questi anni ha scritto su tutto. E allora la storia va spoliticizzata. La storia è il Presidente. Per favore. Non ho problemi. Per favore, Amorese, aspetta. Sono abituato, non ho problemi. Aspetta un attimo.
fin dai tempi della scuola sono sempre non mi sembra niente giusto interrompere l'intervento di un consigliere. Detto questo, si diceva che la storia va studiata, è vero, la storia va studiata tutta, senza paraocchi, vanno aperti gli archivi, se c'è un museo è giusto che venga aperto sempre, perché se c'è una convenzione che ci dice che c'è un museo all'ex CAT, che sia aperto, perché non mi risulta che questo museo sia aperto H24 o comunque se abbia degli orari rispettati. Allora, se vengono dati dei quattrini a un'associazione, questi quattrini devono essere in qualche modo rispettati, perché sono soldi pubblici presidente, sono soldi pubblici sindaco, sono soldi pubblici che sono stati poco fa elencati, quindi l'ANPI ha già dato, abbiamo già dato parecchio all'ANPI. La storia va rispettata, sono contro ogni incappucciamento, sono contro ogni furia iconoclasta, lo sarò sempre, perché ci sta che tra qualche anno ce ne siano altre, sono contro il pensiero unico, sono contro ogni tipo di dittatura. Quindi il riassunto è quello che ha fatto il sindaco stasera, il rispetto per una famiglia, il rispetto per una storia, io aggiungo rispetto per tutte le storie e vi ringrazio. Grazie Amorese. La parola al collega Menchini Paolo, prego. Grazie Presidente. No, mi sono deciso a intervenire perché quello che dovevamo dire come Movimento 5 Stelle l'abbiamo spiegato a mia collega Mencarelli. Però un po' per un discorso, come dire, nostalgico, romantico, perché anche mio nonno era un partigiano, però a differenza di questi illustri, di queste illustre persone che hanno parlato, dei comandanti, della Resistenza, mio nonno aveva paura della guerra, era un uomo di pace e ha fatto il partigiano pelando le patate, però credo che comunque il suo contributo l'abbia portato. Con questo però cosa voglio dire? Che in quell'atto, nell'atto di incappucciare la statua, io ci ho visto tantissima ignoranza e soprattutto perdita di memoria, ed è per questo che credo che assolutamente non dobbiamo fare in maniera tale che chi si occupa della memoria oggi sia penalizzato e come risorse economiche e in tutto quello che insomma gli si può mettere a disposizione anche non economico, quindi come sede, telefono eccetera. Riguardo a questo accadimento, infatti, ho avuto la possibilità di rileggermi la storia della Resistenza, perché è una lettura complessa, è una lettura che è vero, noi l'abbiamo vissuta in prima persona, ma appunto se non c'è memoria poi si perdono i contenuti. Ho conosciuto, ad esempio, nella rilettura di questi giorni, oltre al comandante Vico, anche l'altro grande comandante dei patrioti appuani, che apre e chiudo una parentesi, come in questo documento dell'ANPI è stato spiegato, non era una formazione comunista, cioè non era una formazione propriamente di sinistra, era una formazione che al suo interno aveva di tutto, aveva i socialdemocratici, aveva il gruppo d'azione. Quindi voglio dire, siamo di fronte a una formazione laica che cosa ha fatto? Che ha cercato di difendere dei valori, ha cercato di difendere la nostra libertà, in tutti i modi, persino con la vita. E quest'altra persona che dicevo, quest'altro grande comandante, Pietro Del Giudice, io sono rimasto affascinato da una cosa, che finita la guerra è stato nominato come primo prefetto della provincia di Massa Carrara. Ecco, la cosa che mi ha meravigliato dello spessore di quest'uomo, e quindi mi immagino anche del comandante Vico, insomma, di queste persone che veramente meritano un busto, perché sono persone di spessore, è il fatto che davanti alla sua porta ha fisso un cartello come prefetto, con scritto: come prefetto non ho amici né parenti. Cioè era un precursore contro la corruzione, era una persona che effettivamente, proprio come gesto oggi mi piace ricordare, per di nuovo insistere sulla parola memoria. Poi l'ultima cosa, non è una provocazione però è un dato di fatto, negli ultimi 2 anni abbiamo passato tanto tempo come forza politica per la strada, il gazebo eccetera, a parlare di Costituzione, l'abbiamo fatto perché era in atto una riforma costituzionale, c'era un referendum, l'abbiamo bloccato. E io francamente a volte mi meraviglio che si parli tanto di libertà, si difendano i principi della Resistenza, che erano appunto quelli che hanno portato alla Costituzione italiana, e poi, ecco, nonchalance si vada in Parlamento, si inserisca il fiscal compact, si inserisca il pareggio di bilancio, si venda sovranità popolare a un organo più alto.
Cioè, secondo me la difesa della Costituzione e la difesa di quei principi che sono stati appunto difesi col sangue passa anche dati concreti nell'anno 2018 e 2017. Grazie Presidente. Grazie a lei Menchini. La parola a Antonio Confrancesco. Prego. Grazie Presidente. Allora, io condanno il gesto al comandante Vico, l'oltraggio che è stato fatto in tutte le sue sfaccettature. In merito a questo voglio leggere un pensiero del grande presidente Pertini. Dietro ogni articolo della Costituzione stanno centinaia di cittadini morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla costi quel che costi. Detto questo, non possiamo accettare le continue strumentalizzazioni per tutto quello che succede. Qualche consiglio comunale fa, il consigliere Alberti, il consigliere Berti invitavano il sindaco, come stasera, a prendere provvedimenti contro un dirigente per un qualcosa postato su Facebook. Facebook è uno strumento pubblico, quindi ognuno ci può accedere, può fare quello che vuole. Come non possiamo condannare l'opinione di un'altra persona? Come non la condivido, non la condanno perché è un'opinione. Grazie Presidente. Grazie a lei, Confrancesco. La parola a Furgoli Filippo. Prego, Furgoli. Buonasera a tutti. Prendo la parola innanzitutto per prendere le distanze e condannare il gesto di incappucciamento che è stato fatto alla statua del comandante Vico. E voglio solamente dire una cosa. Voglio dire che trovo assurdo il comportamento del pubblico qui oggi, presente in quest'aula, perché parlano tanto di antifascismo, parlano tanto di voler libertà di parola, libertà di pensiero, ma quando un consigliere di maggioranza prende parola iniziano a applaudire, a far casino, a fischiare, non permettendo al consigliere di parlare. Io penso che come voi vogliate le libertà di parola, cosa giustissima perché anch'io sono per le libertà, penso che dobbiate, questo è il vostro comportamento signori, io penso che dobbiate concedere a noi esponenti di maggioranza di esprimere il nostro pensiero liberamente come noi facciamo con voi. Grazie. Grazie Frugoli. Passiamo la parola a Carioli Gabriele. Prego Carioli. Grazie Presidente. Ma io intervengo perché ascoltando Frugoli mi sembra non c'era il primo all'insediamento, che quando c'era centinaia di persone che gridavano contro la minoranza, e oggi al contrario, siccome queste persone sono venute perché la chiamate la Mosti, la chiamate Giusti, alla spicciolata è successo nulla. No, stai calmo. Vede Sindaco, noi gliel'avevamo detto all'inizio del suo mandato che la figura del Presidente del Consiglio non era quella di Benedetti Stefano, ma non perché non è in grado di poterlo fare, se lo volesse fare, è perché dal punto di vista politico è di una scorrettezza unica, perché lei mentre era in Giappone per le sue giuste vacanze si è occupato di tutti i campi, dall'ambiente, dal sociale, dalla cultura, da tutto. Lui ha fatto il prosindaco mentre lei non c'era, caro Sindaco. Lei oggi ci ha fatto uno sfogo personale perché è in netta difficoltà, perché non ha più uno strumento per poter dire a questo Presidente del Consiglio, che non è il nostro, l'avete votato voi insieme a una parte della minoranza che oggi ci dice che lei è antifascista. E poi ha votato Benedetti Stefano come Presidente del Consiglio quando, calma, sì, ce l'ho con lei dell'Ertola, ce l'ho con lei, dell'Ertola ce l'ho con lei, e si sciacqui la bocca quando parli con me. Quindi, a onor del quindi, caro Sindaco, questo è il clima che si è creato con
la figura del Presidente del Consiglio, e non è nostra la figura del Presidente del Consiglio, perché noi non abbiamo partecipato al voto. Alla terza votazione un gruppo di minoranza l'ha votato, ha scritto Benedetti Stefano, pur conoscendole la sua storia e tutto quello che ha fatto. E oggi siamo qui per questo, cara dell'Ertole. Citiamo Pertini, citiamo tu, poi votiamo Benedetti. Signori, per favore, c'è da un abisso, si passa dal sole alla notte. Quindi, Sindaco, io le auguro buon lavoro, perché Benedetti, questo qui è due mesi che siamo attivi, insomma, come amministrazione, non c'è un atto in una commissione. Ah, al prossimo cosa facciamo? Quindi io mi rivolgo a lei, Presidente, lei è una persona seria, è un professionista valido, conosce, a meno dite, la Costituzione meglio di me, meglio di tutti noi qua. Quindi in bocca al lupo col Presidente Benedetti vostro e della minoranza. Grazie Carioli. Se non c'è nessun altro che vuole intervenire, chiudiamo questo dibattito ringraziando i gruppi consigliari di minoranza e di maggioranza per il contributo dato in sede di questo argomento importantissimo, che comunque, al di là dell'atto vile che è stato compiuto, ha dato modo di riportare un po' di attenzione a quella che è la storia di massa. Per quanto mi riguarda, non intervengo perché non ho nulla da dire rispetto a quello che ci è stato detto, però vi posso dire che oggi pomeriggio con una mail ho ritirato la mia, diciamo, richiesta di trasferimento, perché era una proposta poi di trasferimento del busto del comandante Vico presso il museo della Resistenza. Vi ringrazio, forse pensate di essere in un bazar, ma siamo in un consiglio comunale. C'è una diretta televisiva che non vi fa onore, vi fa onore la presenza, vi fa onore il canto, vi fa onore tutto, ma non certo la confusione, che non è un sistema democratico ma è tutt'altro. Ora passo la parola comunque, ringrazio il sindaco di Stazzema per la sua presenza. Ora noi, se permettete, se volete proseguire, e avremo piacere che voi rimaneste con noi, in un'altra parte importante di questo Consiglio Comunale che vede 20 punti all'ordine del giorno, che sono punti importanti per la città, e inizieremo con le comunicazioni del sindaco. Grazie signor sindaco. Grazie Presidente. Anch'io colgo l'occasione per salutare il sindaco Maurizio Verona. Ci siamo visti per la ricorrenza di Sant'Anna di Stazzema, dove il Comune è stato presente con il gonfalone, e quindi lo saluto e lo ringrazio di essere venuto qui quest'oggi. Per favore, un po' di educazione, di rispetto per il sindaco, fatelo parlare, grazie. Passo alle comunicazioni molto brevemente, anche perché saranno tante mozioni, interpellanze sul quali discuteremo, e quindi volevo soltanto comunicare. Bene, chi non è interessato all'argomento che sta discutendo il sindaco è pregato di uscire, lasciarci lavorare tranquillamente per la città. Siamo eletti democraticamente, lo siamo sia la maggioranza che la minoranza, per cui abbiamo il dovere e il diritto di svolgere i lavori, che sono una parte importante. Se non lo fate, mancate di rispetto ai cittadini, al di là delle appartenenze politiche, ideologiche o partitiche. Se no mi obbligate a sospendere i lavori. Vabbè. Niente. Mi dispiace comunicarlo, ma grazie a voi sospendiamo i lavori del Consiglio Comunale.